che bella zona! Che zona carina e adorabile! Mio Dio, cos'è quella? È acqua... No, è catrame! Oddio, no, queste sono tipo sabbia, ma è catrame! No, oh mio Dio, guarda, ci sono anche le bolle! Che impressione, che ansia! Penso dovremmo stare attenti a non cadere qua dentro. Voglio fare un test, un altro giorno però, non adesso che c'ho un botto di bestie nelle sfere poké, quindi non è il caso. Allora, la zona mi sembra abbastanza brutta per poter essere ospitale per dei rex e altre bestiacce brutte e cattive, però noi oggi andremo a caccia di rex. Non so se su questa mappa ci sia il giga, penso di sì, e se c'è probabilmente è da queste parti. Aspetta, ho visto un culone, aspetta che ho visto un culone, fa vedere... Yes! Oh, per fortuna non vicino al catrame, non ti arrabbiare però, dai! Ti sono appena passata in parte. Un 43. Considerato che ho un solo fucile perché l'altro si è rotto, ho 52 dardi e in arco sono diminuiti considerevolmente. Io direi che mi accontento di questo. E allora, cerchiamo una zona tipo sopraelevata, dove lui non può pigliarci, tipo qua, guarda. No, 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 un po' più... Ah, non mi laggare così, Ark. Eccolo lì, molto bene. No, aspetta, l'ho perso, dov'è? Era qui? Dove? Ma era qui? Si è là dietro a quegli alberi? Però non voglio rischiare, eccolo lì. No, niente, l'ho mancato alla stragrande. Ma perché c'ho davanti una roccia? No, c'ho un albero. Ho domesticato l'albero? Probabilmente sì. L'ho domesticato. Narcotizzato. Vediamo se lo prendo, vediamo se lo prendo. Sì, preso. Si gira, torna indietro, Lillo. Lei è incastrato. No, forse no. No, peccato. Mi sembrava bloccato. Sarebbe stata una cosa carina. Aspetta che ci torna incontro. Aspetta. Ciao. Chissà se qua ci può salire. Secondo me sì, siamo un po' in bassino. Che paura. Aspetta, che non voglio che mi vada nei cosi di catrame. Se mi segui per di qua, guarda, bravo. Aspetta che mi sa che questi perdono facilmente l'attenzione. Quindi cerchiamo di non superarlo troppo. No, guarda, mi ha già dimenticato. No, dove mi è finito? Eccolo. Aspetta, devo riattirare la sua attenzione. Ginetto, perché sei bloccato? Ok, l'abbiamo preso, vediamo, sta tornando indietro. No, ma non da qui, non dalla boscaglia, dai. Renditi visibile. Oddio, che giro sta facendo? Da dove mi sbuca ora? Dov'è? Dove? Ma stiamo scherzando? Aspetta, sento i passi. Ciao, ok, trovato. Vediamo se un altro paio riusciamo a tirarglieli da qui. Sento versi. Chi è che fa versi brutti? Ma sta già fuggendo. Ma guarda che sta fuggendo. Ma io non ci credo. Ma che vigliacco. No. Perché fai così? Perché mi fai le finte, maledetto? Oh, vieni sulla spiaggia. Grazie. C'è anche un carno. Dopo prendiamo un po' di primate. Ovviamente Raptor. Perché sia mai che no. Dove? Rex, dove sei andato? Perché? Perché è tutto così complicato con questa creatura? Ah, ok, non ci attacca. Non ci attacca, sta proprio fuggendo. Ok, dai, ti prego, svianici. Aspetta. E ci va giù grande. Molto bene. Aspetta. Ciao, Carno. Capiti proprio nel posto giusto al momento giusto. Per una volta. Dammi primate e altra carnina. Poi vado a cercare altra primate. Oh, bene. Dardi, ce ne sono rimasti pochissimi. Molto pochissimi. Vai, pappa tutto. Chi è che corre? Perché correte? Non correte, dai che mi mettete ansia.
Ok, molto bene. Ora non dovrebbe attaccarcelo, penso, quasi nessuno. Presumo. Quante cacche che ci sono lì. E vediamo se troviamo un po' di carnina buona. C'erano un po' di carne, no? Prima? Li ho visti, ce n'era uno qua sulla spiaggia. Aspetta, anche lo stego, vero? Sì, mi sembra di sì. Molto bene, molto bene. Sta arrivando uno stego che mi sembra arrabbiato con me. Ce l'hai con me? Sì, ce l'ha con me, perché? Era amico tu, quello di prima. Scusami. Aspetta. Dai che non voglio colpire il mio Rex. Vieni più in qua. Molto bravo. Ok. Ah, forzottiello il tipo. Oddio, di che livello è? Aiuto. Ah, ok. È un 114. Ah, però. Qualche altro stego arrabbiato? No? Stiamo tutti bene, siamo tutti felici. Molto bene. E siamo già al 26%. Sì, dai, andiamo veloci. Molto bene. Oh, dai, che così torniamo a casetta e finalmente iniziamo a costruirci la base. Alleluia. Anche perché voglio far accoppiare Dino Pitecus. Subito. Molto bene, ci è voluta una notte intera, però finalmente il nostro Rex è addomesticato, non ci sono stati problemi durante le ore notturne, ti prego fatti mettere nella sfera poche grazie, nonostante qui sia pieno di Carno e di Raptor, ma i Carno sono stata una buona distrazione anche per prendere un pochino di Prime, sono stati molto utili. Infatti, guardate quanta ne ha ancora. Abbiamo fatto stragi di Carno. Oh, molto bene, allora, io adesso direi che ce ne torniamo alla base, che è da, aspetta, di là, se, per di là, aspetta che giro, per così, dritto così, perfetto, e ce ne torniamo alla base, facciamo pulizia, mi costruisco un po' di cose, tutto quello che ci serve per farci munizioni e quant'altro, perché non ho più voglia di fare avanti e indietro da una mappa all'altra per recuperarmi i materiali. Ok, eccoci qui. Allora, mi sono appena accorta che stavo parlando da 10 minuti, ma ovviamente non stavo registrando. Che piccole gioie. Va bene, comunque vi faccio un breve riassunto, tanto siamo appena partiti. Semplicemente siamo tornati nella zona dove vogliamo costruirci la base. Abbiamo mollato tutte le bestiacce lì. E visto che di metallo non ce n'è tantissimo, quantomeno noi al momento non ne abbiamo tantissimo, sono passati un po' di giorni, quello che siamo riusciti a fare in questo breve tempo è costruirci un paio di balestre e un po' di frecce narco. Sì, i dardi per il momento ce li scordiamo alla stragrande. Indi per cui... adesso la priorità è andarci a prendere un anchilosauro, tanto per cominciare. E poi per il legno stavo pensando che non è il caso di utilizzare il bronto. Il bronto va bene per le bacche, per fare un po' di piazza pulita, ma non per il legno. Quindi ci serve adesso anche o un castoro o un mammut, o tutti e due, o due di ogni tipo. Non lo so, ora vediamo. Comunque, prima di tutto un anchilosauro. Ah, peraltro ci siamo portati appresso uno dei babbuini, una delle scimmiette. Perché sinceramente vorrei provare, visto che possiamo usare il fucile mentre siamo a bordo della scimmia, vorrei provare a sfruttarla per catturare magari il mammut. Ma perché no? Anche l'anchilosauro, che non è che, a meno che non sia una zona proprio del menga. Allora, dicevamo, qua abbiamo visto degli anchilo, ma erano quelli... aspetta, ho visto una scritta verde? Ah no, ok. E qui c'erano un po' di anchilo, eccoli, infatti questi, ma sono quelli crystal, che al momento no, gnè, va bene. Quindi andiamo a cercarne un altro. I mammut crystal! Oh! No! Ma io li voglio, ma sono bellissimi! No, vabbè, dai, poi li prendo. No, devo fare la collezione di quelli crystal, quindi per forza lo devo pigliare. Allora, un anchilo che non sia crystal qua non l'ho trovato, però ci sono questi due o tre mammut che mi sembrano abbastanza bloccati. No, uno no, però due sì. E sono una femmina 74, ci piace, una femmina 39, va bene. Ce n'era un altro, eccolo lì, aspetta, è un maschio 39. Però qua Ginetto mi ci sta congelando, quindi, come facciamo? Vabbè, intanto magari mi attiro il maschietto là sotto, al caldo. E iniziamo a pigliarci lui. E poi, visto tanto queste sono bloccate. Ciao Lillo, aspetta. Scusa, devo attirare la tua attenzione. No, non ti faccio male. Aspetta. Mamma mia, che brutto posto per l'atterraggio. Allora,
finché abbiamo dardi, sfruttiamoli. Vieni, ci segua per di qua. Ai ai ai, ci ha stordito poco poco. Vabbè, non importa. Ci sta seguendo. Guarda com'è arrabbiatissimo. Quelle sono sempre bloccate. Sì, ottimo. No, 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 dai, dai, dai. Dai, dai, no, no, non ti distrarre in questo modo. Su, la strada fino ad arrivare giù è lunga, Venghi, si butti giù di qua. No, c'è un Rex. C'è un Rex, buttati giù da quest'altra parte. Scendi più veloce, più veloce. Dai che il Rex... Ah no, dai, sta andando all'altra parte. Forse non si incrociano. Forse non si incrociano. Sta girando proprio adesso il Rex. Sbrigati, Mammut. Sbrigati, Mammut. Sbrigati. È rimasto bloccato il Rex. No, non è bloccato. Ciao, vieni, vieni per di qua. Bravissimo, patato, che bravissimo questo Mammut. Non ti bloccare lì, ti prego. Dai, dai. Chi c'è? Ciao Quetzal, mamma mia come sta volando basso. Ascolta Lillo, qua Gineto ci sta ancora morendo congelato. Gineto, ti sblocchi? Oh, ogni volta che scendo dalla viverna, prima di riuscire a prendere il controllo del fucile, il delirio. Sì, vieni, vieni per di qua. No, non lagare, Ark, Ark, ti prego, sta lagando tantissimo nell'ultimo periodo. Non so cosa gli stia succedendo, ti prego non farlo mai più. E scende giù dalla montagna. Dai, dai, ok, già qua c'è caldino. Qua c'è caldino, mamma mia quanta vita ci ha perso Ginetto. Ci stava morendo assiderato. Aspetta che ci schiantiamo. Allora, lui è lì. Vediamo se qua qualcuno deve romperci l'anima. No, Ginetto, c'hai freddo? Sembra di no. Dov'è il Mammut? Ah, è lassù, ok, molto bene. Si confonde con la roccia. Ah, qua, ok. L'avevo già di nuovo perso. Ah no, però io ti volevo prendere con la scimmia. E vabbè, ormai niente, ho iniziato. Scusate, mi sono dimenticata. Sono fatta prendere la mano. E vabbè, tanto poi c'è l'altra, su. Al massimo ci prendiamo l'altra. Ciao, ma tu riesci a salire? Beh, certo che riesci a salire. Non è che sia questa... No, aspetta, forse no. Ci stordisce un pochino. Oh oh, oh oh, tu non sali. Tu non sali, ma molto bene. Dove sei? Mammut? Ti sento. No, ah, quello musone, guarda il musone. Aspetta, aspetta, aspetta. No, dannazione, dai che ce ne ho pochi. Vorrei evitare di usare le frecce che ci mettiamo l'eternità. Ah, scusa, 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 sto fatto malissimo. Lo so, t'ho beccato proprio in faccia. Sta già fuggendo, ti prego. No, 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 aspetta che lì ci sono bestie. Rompiscatole, mi sta... Speriamo che le scimmie non vadano a rompergli l'anima. Si è addormentato, si è addormentato, si è addormentato. Ci è voluto pochissimo. Ci è voluto molto poco, molto bene. Chi c'è lì? Sta arrivando una scimmia. No, 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 Gallilimus. No, 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 non Gallilimus. Come si chiamano? Maledetti. No. Terrorboard maledetti. Terrorboard maledetti. No, vi odio, vi odio. Oh, Mammut. No. Ma perché? Ark, ti odio, ma non un pochino tanto, ma proprio tanto, 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 tanto. No, il mio Mammut, ho sprecato un sacco di dardi, il genitore ci muore di nuovo congelato. Dove sono quegli altri due, maledetti? No, Mammut, sono arrabbiata, sono troppo arrabbiata, ci sto morendo congelato, mi sto innervosendo molto tanto, voglio andare a cercare un anchilosauro in un posto caldo. Che nervosetta che sono adesso, mamma mia. Geniale questa cosa, proprio geniale. Guarda, finisce la neve, inizia la lava. Ottimo. E anche qui dovrebbero esserci anche allora. Qui c'è un sacco di metallo. Oh, c'è un sacco di metallo. Chissà se qui un anchilo lo troviamo. Dai, riscaldati, Ginetto, ripigliati. Ce l'abbiamo una bevandina? Sì, ce l'abbiamo. Non ho più bevuto, molto bene. Lì c'è una grotta, non ci entro manco morta. Però un'occhiata così alla lontana. Guarda quanto metallo meraviglioso. Oh, bella, sì. Adesso un giretto potremmo farcelo. È molto pericolosa questa grotta. Perché un giretto veloce veloce e poi andiamo a cercarci l'anchilosauro. Ecco, ho paura di quello che potremmo trovare qua dentro.
Facciamo una cosa veloce? Ci abbiamo un po' caldo, mi rendo conto. Oh no, aspetta, ma qua ci sono. No, no, sta scendendo un sacco di lava da qui. Mamma mia, che figata però! Ah, viverna! 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 Lo immaginavo, lo sospettavo. Lo sospettavo, dannazione. Non ho tempo, non ho tempo, non ne ho voglia. Non ho la forza fisica e mentale in questo momento, viverna, abbi pazienza. Ci sta seguendo, no? No, dai, siamo fuggiti alla velocità della luce. Non ha fatto in tempo manco a vederci, secondo me. Sono io che mi sono fatta prendere dal panico. Allora, perché mai un anchilosauro dovrebbe essere in questa zona, mi chiedo io. Quindi probabilmente non ci sarà. No, infatti sto andando troppo a casino. No, dobbiamo tornare per di là. Sì, e magari sull'altro lato della montagna innevata possiamo trovare qualcosa. Speriamo. Guarda, Rex, guarda. Oh, aspetta, qua ci sono due di Kuru. Ci sono due di Kuru. Dove c'è un due di Kuru potrebbe esserci. Che bello. Che bello. Cosa sei, un Giga o un Rex? Che da qua non lo capisco. Un Rex, forse. Un Alpha Rex Liquefied. Molto bello. Molto, molto, molto bellissimo. Un giorno forse ti prenderemo. Anche se gli Alpha... Oddio, non me lo ricordo se li posso prendere. Gli Alpha Crystal. Non importa, comunque. Allora, dicevamo, se ci sono i due di Kuru, quindi può essere che in effetti ci sono, siano anche gli Ankylo. Io vedo solo due di Kuru qua, però. Tra l'altro ci servirebbe la femminuccia a noi di due di Kuru, però. Non ora, non ora. La priorità è l'Ankylo. Mi serve metallo. Se non riesco a recuperare una quantità di metallo considerevole, noi qua non facciamo più una cippa lippa. Perché, ripeto, io di fare avanti e indietro con l'altra mappa non ne ho molta voglia. La peppetta, sono introvabili. Cioè, ma è possibile che non ci sia manco un anchilo? Ma qua dovrebbero esserci comunque, cioè ho controllato sulla mappa. Eccoli! Ma manco farla apposta. Aspetta che faccio un attimo fuori questi simpaticoni. Molto bene, allora dicevamo, c'è un anchilo. Che cos'è? Un 122! Ah però, signorino, ah però. E allora, sì, volevo usare il Dinopithecus, ma vista la zona, con tutto rispetto ragazzi, col cacchio, cioè no. Io qua voglio la mia viverna, non ci penso nemmeno a stare senza. No, tutto troppo spettrale, qualsiasi cosa vivente non vuole ucciderti. La vedo delle code bruttissime, scusa un attimo, perché la vedo code molto brutte, infatti, infatti. Oh, salve. Ma che gentilina simpatica. Ma che gente carina e simpatica che c'è qui. Allora, uno ha fatto fuori. Gli altri... No, no, sono andati giù dall'anchilosauro. No, dai. No, no, signori. 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 Signori, lasciate stare il mio anchilosauro. No, 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 no. Ok. Fatto fuori e l'anchilo è salvo. Ok, ok, grazie. No, perché non avevo proprio voglia di andarlo di nuovo a cercare un altro. Là ci sono due Galligimus, scusami, ma stanno amoreggiando. Non voglio... Sì, si stanno dando i bacini. Oh, che tesori. Ma che tesorini. Mamma mia, guarda lo sguardo allucinato. Che ansia, va bene, basta. Dicevamo, ciao Lillo. Quanti dardi abbiamo ancora? Ah, sono due. Vabbè. Ok, finiti. Molto bene. Allora, facciamo il cambio d'arma. Ok, perfetto. Vai, Ginetto armato di balestra all'antica, come ai vecchi tempi. Ah, è vero, mi dimentico che la precisione con la balestra, da parte mia intendo, non è colpa della balestra, porca miseria, ma non è possibile che non lo riesca a beccare. Gli sto sparando in faccia, devo puntare più in alto, uffa, non è come il fucile. Oh, grazie. Ok, vediamo di prenderlo un po' più da vicino, perché con la balestra veramente ci ho perso totalmente la mano. Ma veramente totalmente. Aspetta, cerchiamo di non finire sotto da qualche parte. No, ho sbagliato tanto. Aspetta, 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 non mi colpire, non mi colpire che non ho messo la viverna in passivo. Poi ti fa malissimo. Vediamo se salendo qua sopra tipo... Whip. Tu non dovresti riuscire a beccarmi, vero? Spero di no.
Fugge, fugge, guarda quante frecce, povera bestia. Un po' mi sento in colpa, dico la verità. Tesoro, guarda che se ti addormenti in un brutto posto è peggio per te, eh. Cioè ci perdi tu, perché poi non riesco a difenderti, sappilo, fai la fine del mammut di prima. Molto bene, bravissimo tesoro, molto bravo. Molto bravo, vediamo se riesco a recuperarmi un po' di frecce. No. Ah, un paio, ok. Allora, vediamo, qua ci dà un po' di baccucce. Sì, perfetto, da queste sterpaglie secche, terribili, un po' di baccucce riusciamo a prendercele, ottimo. Molto bene, anche questo sarà un addomesticamento infinito, però, dai, una femmina 122, mica male. Vabbè, basta, noi ora se ne stiamo qua molto molto buoni, zitti zitti, non rompiamo le scatole a nessuno, aspettiamo che il signorino si addomestichi, poi ce ne andiamo via perché sta zona è veramente brutta. Allora, lo so che ho appena detto che non devo rompere le scatole a nessuno, ma questi due gallirimus, ah, sono mezzi piantati nella terra. E così, no, non volevo ucciderli, non volevo ucciderli, ok. Ma tipo, aspetta, fammi vedere il livello. Ma che non mi servono i gallirimus, però sono bloccati, sai com'è, guarda che brutti. Femmina 43 e femmina 13. Sono niente, praticamente, uno schifio. Fammi vedere se... No, aspetta. No, 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 no. Non facciamo cavolate. Ho detto, non rompo le scatole a nessuno. I Gallilimus non mi servono. Anche perché sai come va a finire? Che io adesso provo a sparargli, questi si liberano, iniziano a correre a destra a manca e mi attirano qualche bestia brutta. No, 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 non attiriamocele così le sfighe. Oh, alleluia, alleluia, ci è voluta un'intera nottata in questo posto orribile. Peraltro col vulcano a me sembra che stia per eruttare da un momento all'altro, ma vabbè, speriamo di no. Però ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta, abbiamo l'anchilo, yeah, metallo viene a me. Molto bene, siamo molto molto contenti. Allora, vediamo di prenderci la nostra bestiolina. E adesso veloci veloci rapidi rapidi a caccia, odio mammut, odio castoro. Adesso scelgo quale, magari tutti e due, io li vorrei tutti e due. Oh, ma... Mammut! Mammut, mammut. Aspetta, 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 aspetta. Sì, grazie, ci stiamo morendo di freddo. No, molto bene. Allora, abbiamo una femminuccia 34. Ok. Un maschio 53, molto bene. E una femmina 82. Voglio la femmina 82 e il maschio 53. Veloci. Ma mi azzardo a questo punto qua, invece, a scendere con... Cioè, andare in giro con la scimmietta, quasi quasi. Ascolta, facciamo a così. Ci lasciamo la nostra Wyvern a chi? Proviamo a prendere il Dinopithecus, che ovviamente ha fatto un botto di cacca. Ascolta, Lillo, prendila. Molto bene, che non si sa mai, potrebbe servire. E niente, tu stai buono qui. Speriamo non arrivino Rex, Allosauri o altre bestie terribili. E noi proviamo a prenderci uno dei mammut. Allora, direi di partire con il maschietto che è qua vicino. E che ovviamente non ho preso perché... non riesco a regolarmi... Oh, alleluia, grazie. Gli altri non si sono arrabbiati, vero? No, molto bene. Oh no, si sono arrabbiati in due. Oh no, si sono arrabbiati in due. No, scusi, scusi, scusi. Aspetti, 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 aspetti. Mi dia un po' di vantaggio, mi dia un po' di vantaggio. È la prima volta che cerco di fare questa cosa col babbuino. Abbia un po' di pazienza però. Allora, aspetta, il maschio è quello là dietro. Ok, ce la giochiamo a così. Continuiamo a girare intorno qui. E continuiamo a beccarlo sperando che mi passino le frecce e iniziano a diminuire considerevolmente. E dai, ti prego, fuggi. Bravo, 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 sta fuggendo, sta fuggendo. Secondo me sta fuggendo. Secondo me sta fuggendo. Aspetta però, c'ho l'altro. Aspetta che c'ho l'altro. Aspetta che c'ho l'altro che rompe le scatole. Dannazione. Meno male che la scimmia fa veramente questi balzi incredibili. E ci è andato giù. Grande. Molto molto bene. Vicino alla nostra viverna peraltro. Dov'è l'altra tizia? Ah, si è tranquillizzata. Molto bene.
Ok, sì, woohoo! Dai, è andata molto molto bene, molto molto bene. Rispetto a prima soprattutto. Allora, dicevamo Ciccino, tu sei il maschietto, quindi ora vediamo quale delle femminucce mi serviva a me. Questa è la 34, che io la ignorerò. E abbiamo l'82 là sopra, perfetto, dopo ci andiamo a prendere l'82. Diamo un po' di pappina al signorino qua, prima di tutto. Mi segua lei, venghi. Attraverso i peli del babbuino riesco a prenderla, yeah! Troppo vicino però, troppo vicino ora. No, si sono confuse, no? Qual è quella che dovevamo prendere? Aspetta. Allora, sta scimmietta però... Niente, vedo solo i peli della scimmia, non vedo nient'altro. Molto bene, pratica. Allora, vediamo un po'. Questa è l'82, perfetto, e questa è la nostra, molto bene. Ti prego, resta ferma così fino alla fine, che va benissimo. Va tanto 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 bene, benissimo. Arco, un po' me lo devi però, dopo la fine che mi ha fatto fare al mammut di prima, adesso me lo devi. Ok, fugge molto bene. E ci va giù, molto bene, yeah, ok, perfettissimo. Quindi ne abbiamo uno qui, l'altro là sopra. E niente, adesso semplicemente aspettiamo che i signorini qua si addomestichino. Oh, non vedo l'ora di farmi le keyball. L'ho già detto, sì, mi sa che l'ho già detto un paio di volte. Sono un po' ripetitiva ultimamente. È che ogni volta che reiniziamo con un personaggio... Oddio, Ginetto non è nuovo, quindi almeno era già livellato. Però comunque quando ripartiamo senza niente, è sempre un trauma. Allora, è la mattina successiva, sì, ci è voluta tutta la notte, ma finalmente i nostri due mammut, che sono di colori diversi e sono bellissimi, non vedo l'ora di farli accoppiare, si sono addomesticati. Quindi, ora non ho più tempo, devo assolutamente chiudere qui l'episodio, vi chiedo scusa, ma sono molto di corsissima. Ma prima di chiudere qui questo episodio vorrei salutare tantissimissimo Mario Placenti, un super abbraccio Mario! E ora ce ne torniamo a casetta e raccogliamo una marea di metallo con il nostro nuovo anchilosauro. Così finalmente possiamo continuare le nostre mega super fantastiche avventure! Yeah, yeah, yeah! E quanti raptor? E guarda Rex! Che bellini! Oh, torniamo un altro giorno, ragazzi. Va bene, ragazzuoli, allora mi raccomando, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. Ark, smettila di lagare, per favore. E noi ci rivediamo nel prossimo episodio! Baci e braccia a tutti! Ciao, ciao!